Mister Michele Saltori, insomma, oggi sbraghiamo. Quella di oggi è stata proprio veramente un'impresa, dai, possiamo dirla. Sì, abbiamo fatto una bella partita contro una squadra veramente forte, ben organizzata, con tanta qualità. Oggi si è girato bene, abbiamo fatto bene, potevamo fare un po' più gol, però va bene così. Sì, anche perché avevamo di fronte una difesa che di solito si faceva abbastanza rispettare, campioni d'inverno, un solo pareggio prima della sconfitta di quest'oggi, insomma, questo Cesena arrivava con credenziali di vera e propria schiacciasassi. Sì, a livello numerico sì, ma tante volte i numeri in quest'età qua non rispecchiano il vero valore in campo, perché il risultato è dettato da molti fattori, una situazione può cambiarti un risultato, un numero. Penso che sia una squadra molto organizzata, molto ben allenata, hanno espresso un buon calcio. Noi siamo stati bravi, siamo stati ordinati, siamo stati aggressivi, abbiamo avuto una mentalità, una personalità giusta per comunque comandare anche questa partita. Il vantaggio l'avevamo trovato praticamente subito, dopo poi ci avevano raggiunti anche perché avevamo un giocatore fuori in quel frangente, loro si sono proprio infilati in quel pertugio, lasciato vuoto. Poi nel secondo tempo, insomma, un gol di grande spessore con Amadei. Sì, il gol preso sta nell'età, come dico, ho detto prima, è un numero. Il gol l'abbiamo preso perché un giocatore si è fatto male, ingenuamente ha tagliato il campo non preoccupandosi più del pallone. A 13 anni ci sta, un'esperienza, e quindi è stato anche importante che sia successo per far ragionare i giocatori su questa situazione. Penso che Stefano Amadei abbia fatto una prestazione importante, ha fatto un primo gol, un bel gol, il secondo però è stato di pregevole fattura, ha fatto grandissima prestazione come tutta la squadra che mi ha fatto molto bene, sono molto contento. E loro grossissimi pericoli non ne hanno creati, vabbè, c'è stato un miracolo, insomma, verso il finale, un doppio miracolo anche del loro portiere da quest'altro lato, però forse se guardiamo le occasioni ne abbiamo avute un po' di più noi, giustamente dicevi prima, potevamo forse fare qualche gol in più. Sì, anche oggi abbiamo finalizzato poco, abbiamo sbagliato un po' troppi gol, ma è tutto nella normalità, è un percorso che va fatto piano piano, la crescita va fatta graduale, senza spingere troppo a livello mentale, tecnico, tattico, perché bisogna mettere per mattoncino per preparare questa squadra ai giovanissimi nazionali del prossimo anno. Grazie, mister.